Buonasera a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Nerd Caffè Live. Per la precisione, la decima puntata della seconda stagione di Nerd Caffè Live, dove andiamo a parlare di tutte le news uscite in settimana, sia film, serie TV, videogiochi, tutto quello che riguarda più o meno la cultura pop. Vi ricordo, se volete seguirci sul nostro sito www.nerdlinettacaffè.it. In più abbiamo tutti i nostri social dove potete seguirci, da Facebook, Instagram, Twitter, il canale Telegram, dove c'è il canale proprio di Telegram dove ogni articolo di news viene pubblicato sul sito, vengono condivisi in tempo reale sul canale di Telegram. Quindi se volete essere aggiornati in tempo reale su tutte le news uscite, iscrivetevi al canale, sempre Nerd Caffè. La nostra tazza è il nostro logo, quindi dove detta tazza siamo noi. Bene, cominciamo subito, ma prima però di partire con la puntata, con gli argomenti della settimana, vi ricordo che se volete diventare ospiti di Nerd Caffè Live, quindi venire in live con noi, confrontarci sui vari argomenti che abbiamo in puntata, parlare del più, del meno, di tutto quello che volete della cultura pop, scriveteci un messaggio sui nostri social, da Facebook a Instagram, dove volete, c'è anche l'email, trovate sul sito, ci sono tutti i contatti del mondo. Scriveteci un messaggio con scritto "voglio essere ospite di Nerd Caffè Live" e noi vi facciamo inserire nel gruppo di WhatsApp dove ci sono tutti gli ospiti delle puntate, e poi in base agli argomenti, in base alle disponibilità dei vari ospiti, volete venire in live, siete più che altro benvenuti. Ma allora cominciamo subito la puntata di oggi, parlando con un argomento che è uscito fresco. Tra l'altro sono tutti argomenti usciti proprio oggi. Cominciamo col primo argomento, parlando del ritorno dei Goonies al cinema. Allora, è stato annunciato che i Goonies, il film dell'85, del 1985 per la precisione, ritorna nelle sale cinematografiche in 4K il 9, il 10, 11 dicembre. Per chi non si ricorda, il film dei Goonies, dal mio punto di vista, è una piccola perla di film degli anni 80, dove c'è un'avventura di un paio di ragazzi che seguono la loro avventura, trovano quella contro. Non voglio farvi più di tanto spoiler, perché magari tanti non l'hanno visto, perché è abbastanza vecchiotto come film, però se non l'avete visto andatelo a recuperare, perché è proprio una piccola perla dei film di fantasia, di avventura, che più di fantasia, degli anni 80, quindi andatelo a recuperare. Racconta in pratica l'avventura di questi ragazzi che trovano una mappa, chiamiamolo così, il tesoro, e nel loro percorso per trovare quello che devono trovare, quello che troveranno soprattutto, sarà abbastanza, non vi voglio dire più di tanto, perché vi rovinerei anche la suspense per quello che c'è, però è tanto anni 80. E per chi ha vissuto gli anni 80, soprattutto dall'80 in su, la giovane infanzia, chiamiamola così, gli anni 80, si rispecchia tanto in questo film, perché onestamente il film se adesso fosse uscito un film fatto come i Goonies adesso, i ragazzi di oggi onestamente non lo cagherebbero più di tanto, ma per il semplice motivo che non funzionerebbe più. Perché? Perché dal mio punto di vista i ragazzi di adesso non hanno più la fantasia di inventarsi il gioco. Una volta c'era la possibilità, barra obbligo, chiamiamolo così, di usare la fantasia per farsi gioco, inventarsi gioco, e qua rispecchia tanto, perché alla fine sono un paio di ragazzi che si creano l'avventura, trovano quello che trovano, però se uscisse nei giorni nostri, onestamente la vedrei molto molto bassa, nel senso che i ragazzi di adesso non lo cagherebbero, chiamiamolo così, più di tanto il film. Quindi soprattutto sono curioso di vedere chi andrà a vedere il film riproposto. Sicuramente andranno i fan, quello che l'hanno vissuto negli anni 80, per chi è una perla di film degli anni 80, un cult, chiamiamolo così. Quindi sicuramente i nostalgici, chiamiamoli così, andranno a rivederlo sicuramente in sala cinematografica. E
I giovani d'oggi, è più probabile che i padri portino i figli a vederlo, però i figli onestamente non riuscirebbero a percepire veramente il film. Lo considero sì un bel filmetto, ma niente di che. Onestamente non penso che abbia quell'impatto che ha avuto per noi, perché anche io mi metto nella nata dei film degli anni Ottanta, quindi vedremo, ma penso che non funzionerebbe più. Però, da un lato, per i nostalgici sarà un buon motivo per andare a rivederlo come Dio comanda, che magari tanti l'hanno rivisto, compreso io, in TV e non al cinema, però al cinema, soprattutto in 4K, sembrerà un film nuovo, rinfrescato, diciamo così. Intanto, scrivetemi sui commenti se funziona tutto, se mi sentite, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, vi ricordo che i Goonies ritornano al cinema il 9, 10, 11 dicembre. Ok? Quindi onestamente non fatevi perdere questa perla. Se non l'avete visto, andate a vederlo. Perché è una perla. È una perla e ci sta. Tra l'altro, il cast c'è tra il cast dei ragazzi. Se chi non lo sa, c'è anche un Baby Thanos. L'attore che ha fatto Thanos c'è anche questo film da giovane. Quindi andatevelo a vedere perché è una piccola perla. L'ho detto mille volte ormai perla. Ormai avrò detto 30.000 volte perla, però è una piccola perla che ci sta. Tra l'altro, chi non. Magari tanti hanno visto dei meme soprattutto su lui, ok? Però e capiscono e capiranno chi è. Perché magari tanti hanno visto un meme, un mostro, chiamiamolo mostro. E non sanno chi è, ma sanno che fa parte del film di Goonies, ma non sa veramente il personaggio, non conoscono veramente il personaggio, quindi non vanno a capire chi è effettivamente. Quindi andatevelo a vedere. Un consiglio mio personale, andate a recuperarlo in quei giorni, perché è una piccola, non aspettatevi chissà che, però è una piccola perla, ormai perla, l'ho detto 20 volte, degli film degli anni 80 di avventura, poi fantasy direi anche sì e no, però di avventura, di come una volta si inventava il gioco con la fantasia che c'era, cosa che adesso onestamente è stata distrutta, andatevelo a recuperare. Il mio consiglio assolutamente. Andando avanti con gli argomenti di stasera, tra l'altro, andiamo a parlare che tra le altre cose oggi è uscito il film Il richiamo, o meglio, scusate, è uscito il trailer del Richiamo della Foresta. Allora, io non sapevo neanche, dico la verità, che stavano facendo un film. Sono molto. Mi è caduto così oggi. Ho visto che è uscito il trailer, ci ho fatto subito un articolo, lo trovate sul nostro sito, e sono andato un po' a indagare, ad informarmi sul film. Devo dirvi che vedendo anche il trailer, che onestamente mi ha stupito, ok? A prescindere che c'è Harrison Ford, che per me è il top, è invecchiato, ma penso che nella parte che fa ci sta tutto. Il buon Harrison Ford. Tra l'altro, il trailer è anche uscito in italiano, con doppiato da Michele Gambino, che è il doppiatore ufficiale di Harrison Ford. Quindi ci sta tutto. Il trailer l'ho visto anche più di una volta, l'ho visto ben 2-3 volte, perché la prima volta mi era un po' sorto un dubbio su il cane, che se non ricordo male, il cane si chiama, vediamo se lo recupero, se non, non mi viene in mente il nome del cane, no, non riesco neanche a recuperarlo. Comunque mi è venuto il dubbio vedendo il trailer che non fosse 100% vero, nel senso c'è qualcosa che non mi convince, nel senso c'è un po' di digitale ed effettivamente c'è tanto digitale sul cane. Ci saranno anche scene del cane in carne e ossa, non dico di no, però ci sono anche delle scene, forse sulle espressioni, ok? Sulle espressioni che mi è venuto un dubbio, ma aspetta che lo riguardo, ed effettivamente è stato fatto in digitale, è stato anche confermato. È una tecnica mista, possiamo chiamarlo quasi un live action, già che va di moda.
La cosa che mi interessa di più, che mi ha incuriosito ancora molto di più, è che è tratto dal romanzo di Jack London, ok? Ma è il film più fedele al romanzo del Richiamo della Foresta. Sono usciti anche altri film negli anni 90, negli anni 80, sono usciti anche altri film. Però questo, da quello che hanno detto, io dico la verità, non ho letto il romanzo, quindi non posso dirvi la mia se effettivamente è simile la storia. Però da quello che hanno detto, che hanno dichiarato, è che è praticamente il più fedele al romanzo. Mi pare che sia stato riportato in grandi schermi ben 4 volte, non vedete dirvi una ballata. Comunque questo è più fedele, quindi mi incuriosisce molto di più perché sappiamo benissimo che fare i film tratti di romanzi, sì, ok, sono belli, fighi, però quelli più fedeli al 100% non è possibile farli, per via di motivi pieni, diciamo, ci sono tanti motivi, anche perché un film ha un limite di ore, un libro può durare più di qualche ora, forse le serie TV sono più adatte su certe cose, quindi verrà, penso, concentrato su tante cose, però il succo, diciamo, del concetto del film sarà quello. Il film è diretto da Kiss Sanders, che è già il regista di Lilo e Stitch, della Walt Disney, e anche di Dragon Trainer, se non ricordo male. La sceneggiatura è firmata da Michael Green, e vedrà Harrison Ford. Abbiamo Harrison Ford, tra l'altro il buon Han Solo. Ogni tanto butto l'occhio di qua perché sto vedendo se non funziona tutto su un altro monitor, quindi scusate se punto l'occhio di là. Uscirà a febbraio, precisamente il 20, se non ricordo mai, febbraio 2020, ed è distribuito da 23 Fox. E diciamo che la trama, sì, no, si capisce un po' dal trailer, che va a rispecchiare, diciamo, un po' l'avventura, no? Abbiamo questo Harrison Ford che vuole, dopo una certa vita va nei suoi boschi, vuole essere isolato dal mondo, cosa che non invidio per niente. Incontra questo cane, che adesso veramente mi sfugge il nome del cane, non mi viene in mente. Mi viene in mente, scrivetelo sui commenti se avete qualche idea, qualche nome. E incontra questo cane che vediamo benissimo che è trattato bene, vive in tranquillità, tante scene, sembra quasi il mio cane, che è super super coccolato, super addestrato, diciamo, fa lui il padrone, ok? Vediamo che viene rapito, quanto pare, dove si libera, ok? Fugge da questi, chiamiamoli rapinatori. E alla fine si incontreranno, faranno questa avventura sulle montagne. È una cosa bellissima quello che vedete sul trailer, come suoni, atmosfera, ambiente, è una cosa stupenda che mi ha completamente conquistato. Se poi andiamo a parlare anche di un film sugli animali, soprattutto sui cani, io ho un debole per i cani, cioè, allora me lo servite e sono andato alla porta aperta. Tra l'altro vediamo anche un orso, vediamo i lupi, vediamo la scena della slitta che ha un po' di balto, tra l'altro. Vediamo tante espressioni, per me forse la CGI l'hanno usata dove non potevano fare tanto con il cane vero e proprio. La scena dopo il titolo vediamo anche, tra l'altro, vediamo anche che fa abbastanza un'espressione, sembra quasi umana ma anche non, ok? Però ci può stare, come dico sempre, lo sapete che io ho la politica che vi dico sempre, che sì, ok, il digitale va bene, gli effetti speciali vanno bene, quelli digitali, però si sono usati con, tra virgolette, intelligenza e come contorno, ok? Non fatemi tutto digitale, ok? Questo potrebbe essere quasi un mix tra me, Babe, maialino coraggioso, ok? Però Babe non aveva chissà che tante espressioni. Qua ha un po' di espressioni, ma ci stanno, diciamo che aggiunge quello che noi immaginiamo all'espressione, quindi ci sta tutta. Quindi massimo curiosità, ve lo dico veramente, soprattutto perché mi è caduto così. Io non sapevo che stavano facendo un altro film sul Richiamo della Foresta con Harrison Ford, mi è proprio piombato oggi così il trailer, e quindi l'hype proprio arrivato di botto. Non è che magari vediamo, aspettiamo, vedremo, proprio di botto, e a me mi ha conquistato totalmente il trailer.
vediamo proprio un'avventura, proprio anche effetti speciali, contorno, ci sta tutto in pieno, quindi lo attendo, è uno dei film del prossimo anno che lo attendo più di tutti. Tra l'altro Harrison Ford l'ho visto molto preso nella parte, anche quella scena della canoa che c'è a cascata, quindi lo vedo. Harrison Ford che fa l'eremita, il montagnolo, il boscaiolo, chiamiamolo così, montagnolo, boscaiolo, quello che volete, però l'eremita, chiamiamolo così, e sapete che ultimamente le miti delle montagne, nella precedente puntata ve l'ho detto, no? C'è un certo Carl che fa il tappezziere, però qua proprio vediamo la natura, è un film sulla natura, anche in questa immagine vediamo proprio l'atmosfera. Adesso non so dirvi se veramente è stato girato nei quegli ambienti o gli ambienti sono stati aggiunti con gli effetti speciali, qua non ve lo so dire, però il risultato rende, mi dispiace dirlo qua, il risultato rende, quindi sì, Richiamo la foresta lo aspetto, penso di metterlo in lista dei film che aspetto di più nel 2020, assolutamente, mi ha veramente colpito. E io penso anche che il digitale che hanno messo sulla faccia del cane sia ancora una prova, nel senso non è quel digitale definito finale che c'è, come sappiamo nel trailer, ricordiamoci Aladdin, ok? È quel digitale, ok, ve lo mettiamo perché dobbiamo metterlo, farvi un po' meno capire come sarà, però penso che già qua è un buon risultato sul trailer, nel film penso che la perfezioneranno e quindi renderà tutto più completo, più amalgamato, quindi sì, quindi promosso, per me è proprio promosso. Andiamo avanti con il terzo argomento, in cui andiamo a parlare di le crisi delle terre infinite. Allora, ritorniamo a parlare delle crisi delle terre infinite, che è, per chi non lo sa, sarà il più grande, effettivamente il più grande incontro, riunione, come volete chiamarla, di supereroi, ok, in una serie televisiva. Abbiamo appena visto alla Marvel cosa hanno voluto fare, però era un film, ok, e ci stava. Avengers l'abbiamo visto con Thanos, tutto quello che si corre dietro, però per la prima volta in una serie TV riunirà, se non sbaglio, 4 serie TV principali che sono in corso, quindi riunirà Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, Batgirl e Arrow, quindi 5 serie TV della DC, naturalmente parliamo di supereroi DC, quindi diciamo che la Warner e la DC stanno puntando tanto sulle serie TV, e ci sarà questa riunione, è tratta dai fumetti, no? Ok, di crisi di terre infinite, dove vediamo i vari terre, quindi i vari universi, chiamiamoli universi, nella Marvel vengono chiamati universi, poi vediamo le varie terre che si dovranno riunire, chiamiamolo così, per andare a sconfiggere una minaccia comune. La storia, bene o male, la conosciamo tutti, nel senso è sempre quella, ok? Solamente che la cosa più bella di questa cosa, per quanto riguarda la DC, che riunirà proprio tutte le serie, ma non solo. Adesso arrivo con le bombe e vi faccio anche vedere. Quindi abbiamo i vari personaggi che conosciamo, Flash, Superman, abbiamo Superman di Supergirl che appare nella serie Supergirl, che è già apparsa in vari crossover. Abbiamo Atom, abbiamo Arrow, quello in mezzo che vedete è Batgirl, che è una nuova serie che è appena cominciata da DC. Abbiamo tutti, diciamo, i protagonisti principali delle varie serie. Sulle ultime stagioni italiane c'è già stato, diciamo, chiamiamolo un assaggio di quello che arriverà in queste nuove stagioni, che in America stanno per iniziare. Le stagioni sono iniziate in America, ma il crossover sta per iniziare. Quindi nella stagione precedente abbiamo già avuto un indizio, un assaggio, un antipasto di quello che arriverà in queste nuove stagioni. Abbiamo anche mai, cioè, e fin qua ci siamo, ok? Sono uscite delle foto che annunciano chi apparirà anche in questo
crossover. Però prima di farvi vedere le foto, vi accenno un po' chi è stato richiamato. E già qua vi dico, ricordatevi DC, quindi supereroe DC, e chi viene richiamato, quindi roba vecchia. Allora, sono uscite le foto che adesso ve le faccio vedere. Ritornerà Tom Welling, che è, vediamo se ve lo becco subito, ve lo metto subito. Allora, andiamo in ordine. Qua abbiamo Clark Kent, ok, e Lois Lane attuali, ok, della serie di Supergirl, ok. Qua abbiamo classici Flash che abbiamo conosciuto, Atom, Batgirl, Superman e Supergirl, ok, ritornano. Ritornerà, ok, Superman di Superman Return, che ritornerà a essere interpretato dall'attore che ha fatto Atom, per la precisione da Brandon, ok? Quindi è un ritorno anche sui film della DC vecchi, ci siamo? Quindi ritornerà a prendere sia il ruolo di Atom, che se su Legend of Tomorrow, sia il Superman del film di Superman Returns, ok? È stato proprio confermato che ritorna proprio lui, è proprio quel Superman lì. Quindi già qua va bene, diciamo, ok, ci sta. Dopodiché c'è un altro ritorno, che vabbè, non le ho messe in ordine le foto, però adesso arriva l'ultimo ritorno. Lui chi è? Allora, di faccia sicuramente non lo riconoscerete, perché non ha fatto che non vi è tanto riconosciuto, ok? Però la voce americana, naturalmente, tutti la conoscono. Lui è il doppiatore di Batman, ok, dei videogiochi, dei cartoni animati. Il nostro Balzarotti, ok, in Italia la maggior parte di Batman viene doppiato da Balzarotti, che ha doppiato sia nei videogiochi di Arkham sia nei cartoni animati vecchi e nuovi, cioè è il doppiatore che ha doppiato più di tutti Batman. Lui è il doppiatore americano di Batman, quindi il nostro Balzarotti, chiamiamolo così, che in questo crossover sarà Bruce Wayne, Batman in questo caso. Quindi ci sta tutta, che se in Italia quando usciranno verranno doppiate, se lo faranno saranno il top che lui venga doppiato da Balzarotti. Sarebbe un bellissimo collegamento, il doppiatore italiano di Batman, dei cartoni animati film, che doppia il doppiatore dei film e delle serie TV, dei videogiochi americano. Ci sta tutta. Quindi lui sarà Bruce Wayne, ok? Quindi vedremo anche il Bruce Wayne di Batgirl. Chi ha visto il crossover quando appare Batgirl, viene annunciato dove è Batman, viene un po' citata la cosa, vediamo Gotham, viene citato un po'. Quindi sarà lui il Bruce Wayne. Il ritorno che vi dicevo prima è lui. Ritorna, per chi non lo riconosce, ma penso che tutti lo riconoscano, il Superman di Smallville. Quindi ritornerà Tom Welling a portare il Clark Kent della serie TV che abbiamo visto, che abbiamo amato o anche odiato, vedete un po' voi, di Smallville. Ma oltre a lui tornerà anche Lois Lane di quella serie lì. Quindi ritorneranno loro. Ritornerà Kevin Connery, sapete che il mio inglese fa decisamente cacale, quindi capitemi, che è il storico doppiatore che dicevo prima di Batman, che interpreta proprio il Batman, ok? Abbiamo quindi abbiamo il ritorno di Brandon che riporta Superman e Superman 2, ritorna Clark Kent di Smallville, ci sarà il Superman attuale, chiamiamolo così, di Supergirl, ok? Ma non finisce qua i ritorni, ci sono dei ritorni più epocali, o meglio più dannata per quelli vecchi dannata. Ma questo ve lo dico all'ultimo secondo, ci sono due soprattutto ritorni da vecchia annata. Per gli amanti degli anni 70-80, e intanto ricordo che Crisi in Terra Infinita è tratto dalla storia fumetti, che è proprio un crossover, cioè esiste proprio la saga dei fumetti, che
vari universi, sappiamo che ci sono vari universi dove ci sono serie varie di Arrow, abbiamo già intuito, ci sarà classica minaccia cosmica, quindi abbiamo conosciuto Anti-Monitor sulla stagione precedente, che già introduce quello che succederà in questa serie, in questo crossover. Abbiamo Batwoman, che è un nuovo personaggio della nuova serie, dategli un occhio, in Italia non è uscita, in America è appena iniziata, siamo iniziati un paio di puntate. Ricollegherà, diciamo che prima, ricollegandoci prima, ritornerà la Wonder Woman degli anni 70, della serie TV degli anni 70, proprio l'attrice ritornerà, quindi si collegherà anche alle serie vecchie della DC, e soprattutto ritornerà anche Robin, non so in che parte, perché onestamente rivederlo come Robin, il Robin del Batman degli anni 60, quello con Adam West. Sappiamo che Adam West ci è lasciato un paio di mesi fa, un anno fa, non so precisamente, ma l'attore che interpretava il Robin, il ragazzo meraviglia di quella classica e indimenticabile serie stile pugni, sling, boom, con i fumetti degli anni 60, ritornerà anche lui in questo crossover. Non so in che parte, non ci sono foto ancora di lui e quindi non si sa bene, però ci sarà anche lui, quindi questo crossover raduna tutto. Ci sarà anche Flash degli anni 90, che viene da Terra 90, che è stato introdotto anche questo nelle stagioni precedenti, con lo stesso attore, con lo stesso costume del film degli anni 90 e in Italia con lo stesso doppiatore, tra l'altro, quindi ritornerà anche lui. E l'8 dicembre comincia in America il crossover. Adesso io onestamente non posso dirvi, consigliarvi, ok, guardatevelo in lingua originale e non aspettate l'italiano, perché quelle puntate in italiano ci vorrà ancora, penso inizio anno verranno trasmesse da Mediaset in questo caso, quindi dovreste aspettare quel barra 1-2 mesi. Però sappiamo bene che, come queste due settimane The Mandalorian sta facendo, ci obbliga tra virgolette ad andare via traverse per recuperare le puntate, perché siamo nel momento del tempo di social dove ogni foto, ogni screen è uno spoiler totale, e a questo punto aspettare quei 2-3 mesi per magari rovinarsi l'atmosfera che vogliono darci per 3/ puntate, se non so di quante puntate si parla, no, non c'è scritto quanto durerà il crossover, però collegherà tutto. Tra l'altro sarà l'ultima stagione di Arrow, che si concluderà con l'8ª stagione, quindi Arrow sarà l'ultima stagione, questa qua dove c'è il crossover, che verrà chiusa completamente. Lui è il Superman attuale, lo chiamiamo così perché è il Superman attuale che appare nella serie TV di Supergirl, quindi diciamo che è attuale, ok. Dopo abbiamo Brandon, che sarà un altro Superman, Clark Kent, che è quello di Superman Return, come ho detto prima. E qua vediamo versione, diciamo, Clark Kent, ok, con dietro l'immagine del Daily Planet, ok, che chi non sa chi è il Daily Planet, è la redazione, ok, come Spider-Man ha la redazione sua dove lavora il giornalista, Superman ha la sua sede giornalistica dove lavora. Poi vediamo Lois Lane, che c'è il famoso libro che non vi posso dire niente se non avete visto l'ultima stagione. Vino il tutto, però la cosa che io aspetto di più, io onestamente questo crossover lo aspetto di più, perché di vedere lui ai tempi di Smallville, che è una serie, che è una delle prime serie supereroi che è uscita, ci sta tutto, ma soprattutto vedere come vogliono incastrare tutti quanti i personaggi, ok? So, lui, vederlo come Bruce Wayne, sperando di vederlo anche come Batman, perché foto che lui faccia Batman non ce n'è. Tra l'altro una cosa curiosa che vedo in questa foto, che sotto, okay, nelle spalle è una specie di armatura. Mi pare che è proprio ispirata
preciso Bruce Wayne di quel momento. Adesso io non mi ricordo, non sono andato a indagare, non sono andato a informarmi precisamente, però è proprio una versione di Bruce Wayne alternativa, chiamiamola così. E quindi io lo aspetto tanto, io lo dico, è una delle poche serie che attendo. Sappiamo che le serie che della DC ultimamente, Arrow, Supergirl, Flash, sono abbastanza leggere come serie, no? Sono abbastanza tranquille, non sono impegnative, chiamiamole così, non sono più che d'altro tanto impegnative. Però diciamo che la prima puntata della stagione di tutte le serie che sto parlando della DC, l'ultima puntata, i crossover che ci sono, ed escluderei Legends of Tomorrow, che per me Legends of Tomorrow è la serie più bella, perché c'è del comico, c'è del ridere, si distacca ogni tanto anche da varie cose, più cazzara, chiamiamola così, è più cazzara, è più divertente, ci sta. Quelle altre, a parte la prima puntata, l'ultima puntata della stagione e quelle in mezzo che sono i crossover con le altre stagioni, sono puntate sì, ok, abbastanza easy, chiamiamola così, scorrono tranquillamente. Cioè, non devi stare lì a ragionarci sulla storia, non sono impegnative. Sono abbastanza per un pubblico, chiamiamolo teenager, in teoria sono state fatte apposta per portare un pubblico teenager. Quindi è arrivato prima Arrow, il famoso Arrow, che io non mi avevo minimamente convinto quei tempi. Ok. Dopo, piano piano, io sentivo sempre a parlare, bene o male, mi aveva un po' conquistato, no? Ho cominciato a seguirlo. Dopo è arrivato Flash, ho cominciato il primo crossover tra Flash, dopo è arrivato Legends of Tomorrow, e lì, anche lì, prendiamo personaggi da una serie, li portiamo dall'altra, cioè è tutto un mondo, ok? La cosa bella è che la sta facendo la DC, i film sta cappellando, ok? Nelle serie cinematografiche i film stanno facendo quello che sta facendo, alti, bassi, un po' di tutto, ok? Non hanno una linea, bene o male, ben precisa dove vogliono andare a parlare. Però nelle serie TV, con queste qua, per me hanno fatto una bella linea dove si vanno a incastrare tutti i cattivi di magari una serie, o poi appaiono su un'altra serie, sono tutto, diciamo, è tutto un mondo unito, ok, che dopo ha vari sbocchi per ogni serie, ogni personaggio, però dopo si incontra, si mescola, magari questo cattivo va di qua, quel buono va di qua, cioè è tutto un mescolare, però con abbastanza, diciamo, abbastanza logica, che è abbastanza seguibile. Ok, quindi vediamo su Arrow, ci ricordiamo di Atom, che è apparso lì, però dopo è andato a farsi la sua serie su Legends of Tomorrow. Ci sono dei cattivi di Flash che apparono su Legends of Tomorrow, fanno parte della giornata di Legends of Tomorrow. Ci sono dei cattivi, barra buoni, alleati, come volete chiamarli, di Arrow, riappaiono anche dopo su Legends of Tomorrow. Anche i cattivi come un gorilla, che se non voglio fare più spoiler, se magari non conoscete le varie serie, non avete visto e volete recuperarvi prima di questo crossover, però ne avrete da recuperarvi, eh. Sono tante stagioni, siamo sulle 8 stagioni di Arrow, che sarà la conclusiva, questa qua l'ho detto ormai 30.000 volte stasera. Flash mi pare che siamo sulla quinta, Supergirl sulla quarta, Legends of Tomorrow sulla quarta, anche su quell'onda lì, e Batgirl è, mi pare, iniziata la sua prima stagione, quindi diciamo è l'ultima nata delle serie DC. Quindi se dovete recuperarvi un po' tutto, cominciate adesso, anche non so se riuscirete a vedervi tutto per l'8 dicembre, però massimo, ci sono puntate che potete anche saltare, nel senso, vi ho detto, io la prima della stagione, l'ultima stagione, è il crossover, sono da seguire perché c'è dei collegamenti, ci stanno, però quelle tra la prima parte, chiamiamola qui, la seconda parte, potete anche non guardarle, ascoltarle, ma non guardare, fare altro, perché sono abbastanza impegnative, come quindi sono molto easy. Allora, vi ricordo, faccio un piccolo recap, allora, di tre puntate, dei tre argomenti che vi ho detto. Allora, datemi un secondo, torno io un attimo in primo piano. Allora, tac. Allora, non riesco a mantenere l'immagine, se no ci stiamo fino a domani. Allora,
Abbiamo parlato del ritorno di Goonies al cinema. 9, 10, 11 dicembre ritorno in Goonies in 4K. Ok? Quindi chi non ha mai visto i film, i Goonies, chi magari non l'ha sentito parlare ma non mai visto, mai, cioè abbiamo visto tre immagini ma non l'ho mai visto per bene, diciamo così, andate a vederlo al cinema il 9, 10, 11 dicembre. Ritorna alle sale cinematografiche in 4K e merita, è una piccola perla dei film degli anni 80, dove veramente viene usata la fantasia per giocare, tra virgolette, però è un'avventura che porta a degli risvolti che vedrete nel film. Chi l'ha già visto, andate a rivederlo, perché vederlo, magari l'avete visto in TV, perché sicuramente passava in TV, e non l'avete visto in una sala cinematografica, merita anche essere visto in una sala cinematografica. Quindi, ricordatevi, Goonies 9, 10, 11 dicembre al cinema, ritorna in 4K. Il richiamo della foresta, film che esce il 20 febbraio 2020, tra l'altro 20 febbraio 2020, spettacolo, con Harrison Ford, e rispecchia, o meglio, dicono che rispecchia, è più fedele al romanzo dei 4-9 film che sono già usciti ai tempi che fu. Quindi sicuramente per me merita, sia per gli ambienti che abbiamo visto nel trailer, che le atmosfere che ci sono. Il cane è bellissimo, spero che il discorso del CGI venga più o meno risolta, ma sicuramente sarà un sassolino su una grande frana che arriverà di un bel film che io mi ha stupito veramente. Quindi 20 febbraio 2020, richiamo della foresta con Harrison Ford. Crisi delle Terre Infinite, crossover della DC, o meglio delle serie DC, neanche delle ultime ma di tutte le serie uscite, maggior parte delle serie TV della DC degli anni 60, Batman di Adam West, Wonder Woman degli anni 70, a Smallville, alle ultime serie Arrow, Supergirl, Flash e Batgirl, tutti riuniti per crossover che comincerà in America, non in Italia, in America, l'8 dicembre. Quindi andatevi a recuperare tutto quanto. Quindi abbiamo tante date e tanto materiale da andare a vedere. Io vedo che commenti non ce ne sono. Tac, ok. Io direi che ho detto tutto per quanto riguarda questa nuova puntata di Nerd Caffè Live. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito www.nerdcaffè.it, dove trovate tutto, trovate anche la pagina dei Nerd Caffè Live dove ci sono tutte le puntate della prima stagione alla seconda stagione. Trovate le news che sono uscite su film, serie TV, videogiochi, tutto quello che volete. Ci sono le interviste, cosplay, un po' ferma la rubrica, però tra un po' riprendiamo anche quella. E il canale Telegram, cercate su Telegram il canale Nerd Caffè News e trovate il canale, vedete la tazza, sapete, se vedete la tazza nera con il logo Nerd Caffè, sapete che è il nostro logo, siamo noi. Iscrivetevi al canale di Telegram, dove lì vengono condivise in tempo reale tutte le news che noi pubblichiamo sul sito. Appena pubblicate sul sito, dopo 2 secondi vengono pubblicate anche su Telegram, quindi siete sempre aggiornati sulle news uscite. Ci trovate su Facebook, pagina Facebook, classica pagina Facebook, non sapete niente, mettete un like, mi piace, se volete seguirci anche di lì. Instagram, il mio profilo Instagram, qualche direttina la facciamo, magari uscita al cinema, vista appena vista, film, ci sta tutta. E Twitter. Abbiamo tutti o maggior parte social più importanti, ci trovate da tutte le parti. Vi ricordo, se volete essere ospiti delle puntate di Nerd Caffè Live, venire a parlare con me, con gli altri ospiti, a confrontarci dei vari argomenti della settimana che sono usciti, scriveteci un messaggio sui nostri social, Facebook, Instagram, quello che volete. Vi mettiamo, voglio entrare, scrivete, voglio far parte, voglio essere ospite di Nerd Caffè Live e parlare con voi, discutere di voi di vari argomenti della cultura pop. Poi vi mettiamo dentro il gruppo WhatsApp, dove lì ci sono tutte le comunicazioni e servizi, che ora facciamo la live, gli argomenti che vengono fatti in live, il giorno che fatto in live, chi ci sarà come ospite, chi non c'è come ospite, è un po', diciamo, il gruppo di servizio, ok?
e dopo da lì scegliete voi in base ai vostri impegni, in base ai vostri argomenti che vi volete trattare, parlare con noi, sì, ci sono e via, e ci sarete in live con noi il mercoledì in live. E vi ho detto tutto. Se vi è piaciuto questa live, vi piace quello che portiamo, mettete un like, iscrivetevi al canale, solite monfrine che sappiamo tutte, che ormai ci fanno tutti, quindi iscrivetevi al canale, mettete la campanella, mettete un mi piace, mettete un dislike, fate quello che volete, commentate, avete argomenti che vogliamo andare a parlare in qualche puntata in Arcaffè Live, iscrivetevi, se lo sui commenti tranquillamente, siamo aperti a tutto. Io mi sembra di avervi detto tutto, vi chiudo la puntata dicendovi che domani questa puntata qua, quindi adesso che state vedendola, che è giovedì, è la replica, o meglio la premiere della live fatta ieri, quindi vi ricordo che il mercoledì sera alle 21.30 c'è la puntata in diretta, quindi se volete interagire con noi nei commenti e vi rispondiamo a voce, a video, il mercoledì sera è in live. Il giovedì invece, quello che magari state vedendo adesso, è la premiere della puntata venuta il giorno prima, quindi non possiamo rispondervi, diciamo, a video, ok? Quindi il mercoledì, se volete venire alle 21.30 in diretta a scriverci, a parlare, a commentare, a fare quello che volete con noi, il giovedì invece alle 21 ci sarà la premiere della live che è venuta il mercoledì. Dopo fatta giovedì premiere, la puntata resta indifferita, ok, nel nostro canale YouTube, quindi dopo potete andare a vedervela quando volete. Io ho finito questa monfrina di comunicazione di servizio, vi saluto, ci vediamo mercoledì prossimo per una nuova puntata di Nerd Caffè Live, andate sui nostri social per capire di cosa andiamo a parlare la prossima puntata. Vi ringrazio, iscrivetevi, mettete la campanella, tutto quello che volete, un bacione e ci vediamo mercoledì prossimo alle 21.30. Sigla!